Un cordiale saluto e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale. In apertura, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto in vigore dal 10 gennaio che introdurrà nuove restrizioni ed estenderà l'obbligo del Super Green Pass. In Abruzzo, intanto, a seguito della crescente domanda dei test, non sarà più necessario confermare la positività al Covid tramite tampone molecolare. Giuseppe Dintino. Nuove restrizioni, l'assedio ai non vaccinati è sempre più stringente. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ultimo decreto che estende l'obbligo di Super Green Pass, quello cioè che non può essere ottenuto tramite i test. Alla lista dei luoghi e delle attività già contemplati nel decreto Natale, dove si può accedere solo con la certificazione rafforzata, si aggiungono ora alberghi, cerimonie civili e religiose, sagre, fiere, bar e ristoranti anche all'aperto, impianti di risalita turistici commerciali, piscine, centri benessere anche all'aperto, cinema, teatri e musei. Anche per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico sarà necessario il Super Green Pass. La certificazione di un test negativo entro le ultime 48 ore sarà valido solo per accedere al luogo di lavoro. Il decreto sarà in vigore dal 10 gennaio. Novità anche riguardo le quarantene: chi ha un contatto con un positivo accertato, ma non ha sintomi, non dovrà isolarsi precauzionalmente se non sono trascorsi più di 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione dal Covid. Sussisterà però l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dal contatto a rischio, mentre la quarantena termina nel momento in cui si ha l'esito negativo di un test, seppure antigenico, ed effettuato privatamente. La FFP2 comunque sarà obbligatoria in molti luoghi al chiuso e sui mezzi pubblici. Si ragiona sul prezzo calmierato di 1 euro a mascherina. Abbiamo incaricato il commissario Figliuolo di avviare un percorso con le farmacie, ha dichiarato il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Per quanto riguarda la capienza, invece, questa è ridotta al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per quelli al chiuso. Ad inizio gennaio si riunirà il Consiglio dei Ministri e non è escluso che vengano introdotte ulteriori restrizioni. Negli ultimi giorni, visto il dilagare della variante Omicron, sono tantissime le persone che stanno tentando di sottoporsi al test anche per trascorrere il Capodanno con maggiore serenità. In Abruzzo, da ieri, se mai un test antigenico dovesse dare l'esito insperato, non è più necessario dover confermare la positività tramite tampone molecolare. Si raccomanda ai dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, si legge nel documento inviato alle ASL dall'Assessorato regionale alla salute, di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili. Boom di positivi al Covid-19 in Abruzzo. L'ultimo bollettino emesso dall'Assessorato alla Salute della Regione Abruzzo parla di 3.167 nuovi casi registrati dei positivi odierni. 1.781 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido, come disposto dalla circolare del Dipartimento Regionale Sanità del 29 dicembre. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.966 tamponi molecolari e 29.600 test antigenici. Così il tasso di positività odierno è pari all'8,6%. 66%. Buone notizie per quanto riguarda le ospedalizzazioni: 168 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 21 meno 3 rispetto a ieri, in terapia intensiva, 12.525 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Torna a crescere anche il numero di guariti, 862 più rispetto a ieri nella giornata di oggi. Non si arresta invece la curva dei decessi: 4 nuovi casi sono stati registrati, così il bollettino totale dell'avvento della pandemia sale a 2.638. Del totale dei casi positivi odierni, 859 sono residenti domiciliati in provincia di Chieti, 792 in provincia di Teramo, 730 in quella di Pescara e 597 in quella di L'Aquila. 88 provengono da fuori regione, mentre per 101 sono in corso verifiche sulla provenienza. E sono tutti negativi i tamponi effettuati in queste ore al Palazzo dell'Emiciclo dopo la scoperta della positività del capogruppo della Lega Vincenzo D'Inceco, quarto consigliere regionale contagiato dopo i consiglieri Testa, Montepara, Cipolletti. Montepara, dunque. La seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo in presenza all'Aquila, dedicata al bilancio e alla legge di stabilità iniziata, e si concluderà abbondantemente prima della mezzanotte, proprio perché il focolaio preoccupa sia consiglieri sia dipendenti dell'Assemblea. Così in Abruzzo non ci sarà l'esercizio provvisorio al termine di un percorso a dir poco accidentato.
E noi continuiamo a parlare sempre di Covid. A Pescara ASL e amministrazione comunale sono al lavoro per trovare un'area dove aprire in città un nuovo hub vaccinale. Intanto cresce il numero delle persone che si recano nei centri per vaccinarsi. Ieri sono stati 3.996 vaccini effettuati. Paolo Renzetti. Aumentano anche nel pescarese le persone che decidono di vaccinarsi. Gli hub della provincia hanno visto infatti negli ultimi giorni crescere sensibilmente il numero di pazienti. Ieri sono state somministrate nel pescarese 3.996 dosi di vaccino. Ritorniamo ai periodi di giugno-luglio, quando facevamo veramente tantissimi vaccini. Ieri ne abbiamo fatti 4.000 in tutta la provincia, 3.996 per essere precisi, e stiamo quasi, oggi arriveremo quasi alla soglia delle 100.000 terze dosi nella provincia di Pescara. Questo è un buon segnale, molti stanno capendo, anche se forse un po' in ritardo, che insomma vaccinarsi è importantissimo. Vaccinare è importantissimo perché laddove ci si infetta da questo virus la sintomatologia rimane lieve, e questo è il maggior successo di questo vaccino. Non ho la sfera di cristallo, purtroppo questa variante Omicron è più infettiva e quindi i numeri stanno aumentando, però ecco, la risposta che abbiamo è che tantissime persone rimangono infettati ma non hanno sintomatologia, oppure hanno una sintomatologia lievissima, e questo è importante perché i nostri ospedali possono continuare a svolgere la loro attività senza chiudere o aumentare la disponibilità dei letti. Intanto la locale ASL e l'amministrazione comunale di Pescara continuano a lavorare senza sosta per individuare dei locali per aprire un nuovo hub vaccinale in vista del 2022. Continuiamo a cercare, speriamo insomma dopo le vacanze di Natale di avere un ulteriore hub per poter continuare e migliorare e fare più vaccini nel comune di Pescara, ma non solo per il comune di Pescara ma per tutta la provincia di Pescara. Ed il Consiglio d'Istituto del Comprensivo Pescara 1 ha bocciato la proposta di dislocare nella palestra della scuola media Foscolo il secondo centro vaccinale della città. Lo riferiscono i rappresentanti del Partito Democratico proprio di Pescara. Tutti devono fare sacrifici per accelerare la campagna vaccinale, ma pensare di fare convivere una scuola media con l'hub vaccinale è un'idea francamente bizzarra. La seconda fase della campagna vaccinale a Pescara è gravemente lacunosa, spiegano gli esponenti del PD dopo l'esperienza positiva del palafiere di Via Tirino. Il comune ha assistito silente alla dislocazione dell'unico centro vaccinale all'outlet Village di Città Sant'Angelo. La comunità scolastica ha già dimostrato tanto senso civico mettendo il locale a disposizione dei tamponi nel fine settimana. Siamo disponibili a dare il nostro aiuto ad un'amministrazione comunale in evidente difficoltà politiche, organizzative e strategiche. E uno screening di massa con adesione volontaria partirà il 7 e si concluderà il 9 gennaio per gli studenti dei quattro comprensori scolastici di Chieti, coinvolti sia le primarie che le secondarie di primo grado. Una riunione nel pomeriggio ha confermato che anche gli alunni degli istituti superiori rientreranno in aula il 10 gennaio. Selenia Secondi. Il 7 e l'8 gennaio le scuole primarie e secondarie di primo grado di Chieti resteranno chiuse per uno screening di massa. In collaborazione con l'esercito verranno effettuati tamponi antigenici a tutti gli studenti delle scuole dei quattro comprensori teatini. Faremo nei giorni 7, 8 e 9 uno screening di massa, ovviamente con adesione volontaria, ai ragazzi appunto frequentanti le elementari e le medie del nostro territorio cittadino, con tamponi antigenici, e per questo motivo saremo coadiuvati, l'amministrazione sarà coadiuvata dai carabinieri e dall'esercito, al comando del tenente colonnello Falvo Salvatore, e quindi per dare una maggiore sicurezza al rientro a scuola. Ho predisposto l'ordinanza per appunto il prolungamento della chiusura delle scuole fino al 9 di gennaio, con riapertura appunto al 10.
Una decisione che è stata presa per iniziativa dell'esercito anche? Sì, e anche del prefetto, con il quale mi sono sentito ieri telefonicamente e organizzandomi con il colonnello medico appunto Salvatore Falvo e parlando anche con le direttrici didattiche dei quattro comprensori di Chieti, e stiamo sinergicamente approntando questa campagna di screening. Voltiamo ora pagina. La Guardia di Finanza di Pescara ha concluso un'operazione che ha permesso di scovare i furbetti del reddito di cittadinanza che operavano in un cash point. 5 le persone denunciate a vario titolo. Paolo Renzetti. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Pescara un cash point abusivo per i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza, è finito nel mirino delle fiamme gialle del capoluogo adriatico un tabaccaio pescarese che, in cambio di una provvigione calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico, monetizzava gli importi caricati sulle card rilasciate ai percettori di reddito di cittadinanza. Al termine delle indagini, 5 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria con la accusa di truffa ai danni dello Stato per i percettori di reddito e per il tabaccaio e i suoi collaboratori per esercizio abusivo di attività finanziaria. Qui le regole sono state apertamente violate grazie alla compiacenza di un tabaccaio che svolgeva vere e proprie funzioni di bancomat illegale. Alle sue prestazioni si sono rivolti diversi percettori del reddito di cittadinanza per eludere, per aggirare il divieto di prelievo del contante mensile che è di 100 euro. Qui fingevano sostanzialmente di effettuare acquisti di beni di prima necessità, ma in realtà intascavano i soldi grazie alla compiacenza del tabaccaio che per questo servizio illecito riceveva una provvigione. Addirittura abbiamo scoperto che aveva un vero e proprio tariffario nel proprio negozio per dimostrare ai clienti quanto avrebbe preso per questo servizio illecito. Le indagini si sono basate sulla nostra attività di intelligence. L'attività informativa è stata fondamentale anche in questo caso e ci ha permesso di intercettare questa situazione. Abbiamo poi acquisito le immagini che sono state adesso mascherate, rese pubbliche e che ci hanno permesso di capire che nel giro di poche ore il tabaccaio ha monetizzato migliaia e migliaia di euro. Ancora cronaca, un 2021 intenso per la Polizia di Stato di Pescara che oggi ha fornito numeri e dati delle attività portate avanti nell'anno che sta per chiudersi e che ha registrato un leggero aumento dei reati commessi. Brillante operazione portata a termine nelle ultime ore con il sequestro di 8 quintali di materiale pirotecnico pericoloso. Vediamo. Leggero aumento di reati commessi a Pescara in provincia nel 2021 rispetto allo scorso anno. I delitti sono passati da 8.281 a 8.906, 2 gli omicidi come lo scorso anno e 3 anche i tentati omicidi. Questa mattina nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno il questore di Pescara Luigi Liguori ha fatto il punto sull'attività svolta dalla Polizia di Stato. È stato un anno molto intenso. Peraltro è coinciso col mio primo anno di questore in questa provincia. Il numero delle persone identificate nella provincia di Pescara sono aumentate circa del 40%, anche il numero degli arrestati, abbiamo un aumento in maniera esponenziale, siamo arrivati a 150 arresti in flagranza rispetto a circa 120 dell'anno precedente. Un dato analitico che ha elaborato la divisione anticrimine diretta dal dottor Capasso evidenzia un leggerissimo aumento dei reati commessi nell'ambito della provincia. Siamo passati da 8.200 a circa 8.900 reati. Si tratta di reati di secondaria importanza, se di questo si può parlare, perché il reato non è mai secondario. Ma in ogni caso il paragone è fatto col 2020, che è un anno particolarissimo in cui abbiamo avuto 3 mesi di duro lockdown. Quindi i dati del 2020 sono decisamente falsati. Non è mancato un applauso agli agenti che hanno concluso nelle ultime ore il sequestro di 8 quintali di fuochi pirotecnici
pericolosi. È un'attività che è iniziata all'inizio del mese, è un'attività che è ancora in corso. Ringrazio anche la Procura della Repubblica che ci ha sostenuto in questa attività che è ancora in corso, quindi non possiamo dire troppo di questa attività. È che sequestrare a Pescara oltre 8 quintali di fuochi, 8 quintali, non 80 kg sto parlando, di fuochi, e che e abbiamo anche accertato che parte di questo materiale è stato già disperso, è stato già venduto e si tratta di materiale classificato, di materiale che per la cui detenzione occorre la maggiore età e un'autorizzazione del questore, occorrerebbe per la pericolosità, questo ci preoccupa moltissimo, è un invito ai cittadini che dovessero aver comprato inconsapevolmente materiale che è classificato poco più che materiale scenico o neanche botti di Natale, invece bisogna stare attenti perché si tratta di materiale molto pericoloso. L'amministrazione di Teramo progetta una profonda rigenerazione urbana del capoluogo e il PNRR finanzia progetti per oltre 46 milioni di euro lungo l'elenco degli interventi, tra i quali spicca il recupero del Teatro Romano, del Mercato Coperto, delle case popolari di Via Longo e poi la messa in sicurezza delle scuole, la costruzione di nuove strade, piazze e ponti. Teramo è pronta per la sua grande trasformazione. Tania Bonnici Castelli. Teramo si rigenera urbanisticamente, una visione che si realizzerà attraverso progetti reali e finanziati secondo una programmazione elaborata dall'amministrazione comunale che è riuscita ad introitare 46.225.000 euro di fondi per ridisegnare la città del futuro. Orgoglioso il sindaco Gian Guido D'Alberto, il cui mandato scade tra un anno e mezzo, il tempo necessario per dare inizio alla grande trasformazione. Una città cresce se cresce tutta insieme, se non c'è uno sbilanciamento fra il centro e le periferie, è proprio così. Ecco perché l'intervento imponente, la programmazione imponente di trasformazione e rigenerazione urbana che abbiamo presentato oggi in conferenza stampa e che è frutto di 3 anni e mezzo straordinari di lavoro, segna proprio questo netto cambio. Il cambio di volto della città e delle sue periferie. Ammodernamento di strade, piazze, recupero del mercato coperto, riqualificazione di antichi borghi, ristrutturazione e costruzione di nuovi ponti. Teramo è una città che punta all'espansione urbanistica e alla sicurezza. Un'amministrazione che ristruttura ponti e costruisce ponti, in effetti guarda veramente a un grande futuro di questa città. Sì, non guarda al di là del proprio naso, guarda veramente molto lontano. Questo era l'obiettivo che ci siamo prefissi sin dall'inizio con il sindaco ed è stata la nostra visione dal primo giorno in cui ho assunto la responsabilità di vice sindaco e di assessore ai lavori pubblici. Qual è il progetto che la rende più orgoglioso? Ma sicuramente il Teatro Romano. L'abbiamo già visto, insomma il cantiere è già aperto, 11 milioni di euro di finanziamento, 11 milioni e 700 mila euro di finanziamento integrale anche lì, grazie alla collaborazione anche degli altri enti è il risultato che è già visibile. La rigenerazione urbana di Teramo parte da oggi e dovrà terminare necessariamente entro il 2026, anno di rendicontazione previsto dal PNRR. Si ricandiderà dunque il sindaco D'Alberto per un secondo mandato necessario a completare questa radicale opera di rigenerazione? Io questo non l'ho mai messo in dubbio, abbiamo lavorato in modo importante in questi 3 anni, ovviamente partendo da zero, forse in alcuni casi anche da sotto zero, insomma, una situazione drammatica, è l'epoca e la fase della programmazione e del futuro della nostra città. Orgoglioso di averla scritta e orgoglioso e felice di poterla continuare a scrivere. Ci spostiamo di nuovo a Chieti, dove tornerà a nuova vita uno dei simboli della città, la colonnetta. Vediamo. Un pezzo di storia di Chieti verrà restaurato e verrà donato alla città da parte della ditta De Cesare specializzata nel restauro monumentale. La colonnetta, una colonna di piccole dimensioni in pietra della Maiella, risale al 1818, anno in cui fu posta alla fine della strada che prende il nome proprio Colonnetta e che collega Chieti a Chieti Scalo, un'unica città con oltre 2000 anni di storia. Sì, un manufatto molto importante per la città di Chieti, identificativo di Chieti Scalo e soprattutto della strada di collegamento tra la città alta e la parte bassa, lo Scalo, e quindi ha anche un valore simbolico e anche per questo abbiamo scelto di restaurare con un atto di liberalità gratuitamente, progettazione e realizzazione, proprio questo manufatto, visto che Chieti ne ha comunque tanti di importanti opere d'arte da rivalutare e da restaurare.
Tempi previsti 60 giorni dalla consegna, che presumo avverrà subito dopo la firma del contratto, quindi dopo le festività natalizie. In un paio di mesi dovremo realizzare l'intervento. L'importo del restauro è di 20.000 euro. Il progetto sarà curato per la parte edile dall'architetto Fausta Mattoscio e per il resto dall'architetto Maria Grazia De Cesare, che è anche firmataria dell'intero progetto. Solo un piccolo rallentamento a causa di alcune difficoltà della ditta nel reperire il materiale, ma ad inizio anno partiranno i lavori per il consolidamento della passeggiata panoramica di Monte Pagano nella zona nord-est della frazione del comune di Roseto degli Abruzzi. Vediamo. Le opere pubbliche sono l'obiettivo anche, diciamo, fondamentale per quello che quanto riguarda una macchina amministrativa, per quanto riguarda anche quello che si aspettano i cittadini, e lo state facendo cercando di reperire più fondi possibili per portare delle opere importanti sul comune di Roseto degli Abruzzi. Assolutamente, il nostro obiettivo è quello di portare innanzitutto a compimento tutte le opere pubbliche programmate dalla precedente amministrazione, che hanno trovato dei blocchi in questi anni, e oggi noi le stiamo riprendendo una ad una per poterli sbloccare e poterli portare a compimento. Una tra queste sicuramente riguarda quelli del dissesto idrogeologico, come ad esempio Monte Pagano. La ditta ha già allestito il cantiere, sta aspettando dei materiali, che in questo periodo purtroppo ci sono delle difficoltà per i rifornimenti, e a inizio anno partiranno i lavori. Inoltre abbiamo ottenuto dalla Regione Abruzzo, e per questo ringrazio il sottosegretario D'Annuntis, fondi CIPES per la frazione di Casaltaulero, per la piazza di Casaltaulero, che andremo con la città e con gli abitanti della frazione a modellare per dare alle frazioni e a quelle più piccole soprattutto una nuova linfa. C'è stata anche una variazione di bilancio, era necessario per questo? La variazione di bilancio di 180.000 euro era necessaria per non perdere un finanziamento importante in merito alle alcune strade bianche del territorio, che hanno subito nel 2017, con le nevicate del 2017, delle problematiche, sono praticamente rovinate, e quindi è un finanziamento che serve principalmente per risolvere quella problematica lì. Quindi sono strade già individuate e sono finanziamenti della Protezione Civile della Regione Abruzzo. Conferenza stampa questa mattina del presidente onorario del Teramo Franco Iachini, nonché gestore dello stadio Bonollis. Parole dure quelle di Iachini contro l'amministrazione che, dice, lo ha prima sollecitato all'intervento nel 2019 e poi non ha mantenuto le promesse. Agnia Cantagalli. Un Franco Iachini arrabbiato, minaccia di adire le vie legali con il comune, si ferma con il PEF e mette anche in vendita la concessione dello stadio. Che succede? No, non sono arrabbiato, sono assolutamente stanco, stanco di questo immobilismo, di questa incapacità di governare da parte di questa amministrazione, non in grado di fare, naturalmente non saprò già quali saranno le risposte da parte del sindaco e dell'amministrazione, che i tempi dell'amministrazione non sono quelli di un imprenditore privato, va bene, tutto quello che è, però un imprenditore privato non sono neanche questi tempi. Io penso di aver sopportato ulteriormente quello che era nella naturale logica delle cose, perché aspettare due anni e mezzo per arrivare al compimento di un progetto di cui, a cui il sindaco mi aveva chiamato dallo scorso maggio 2019, perché voglio ricordare che io qui sono stato chiamato in primis dal sindaco, dal primo cittadino, a dare una mano a questa squadra, alla squadra di calcio e allo stadio, perché queste cose non bisogna ricordarsi. Non è che Iachini si è alzato la mattina, mi voglio mettere a fare questo e questo, no, mi hanno chiamato per dare un contributo, l'ho dato volentieri, ho speso tanti dei soldi personali della mia famiglia, però ho visto che queste cose alla fine non sono servite a nulla, quindi a questo punto io purtroppo dalle promesse fatte mi guardo bene e naturalmente tireremo in barca, vado a fare altre cose, quindi per me è sicuramente una chiara dimostrazione di incapacità di governare, almeno all'apparenza sembra così, poi dopo se ci sono affini reconditi non lo so, quindi per me basta, lascio lo stadio, lascio il PEF, faremo valere i nostri diritti, se ci sono dei diritti da far valere.
C'è comunque in generale, lei ha denunciato una sorta di immobilismo di tutta la giunta comunale ma anche del consiglio. Assolutamente sì, perché se non si guarda al bene della cosa comune, e in questo caso lo stadio, torno a dire, è una cosa della città di Teramo, io sono un gestore che lo prende, investe e ne ricava un'attività. Ma quella cosa comune è per la città di Teramo un bene importante, dove si crea lavoro, si crea sviluppo e si crea attrattività. Se non siamo in grado di poter capire queste cose, purtroppo vuol dire che c'è un'amministrazione cieca che non guarda al di là del proprio naso, e non vorrei essere troppo pesante, però per me è incompetente. E a stretto giro la risposta del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che pochi minuti dopo la conferenza stampa di Iachini ha provato a smorzare gli animi, ma lo ha fatto con una stilettata verso l'attuale gestore del Bonolis sul PEF. Vediamo. In conferenza sindaco, per usare un termine calcistico, ha detto che bisogna stare attenti a non finire in fuorigioco. Pensa che Iachini con la conferenza di questa mattina sia finito in fuorigioco, paventando insomma la possibilità di fermarsi con il PEF e anche di adire le vie legali contro il comune? Il proponente insomma ha diritto di porre in essere tutte le azioni. Io non ho ascoltato ovviamente le dichiarazioni di ufficiale, non mi è arrivato nulla in termini come amministrazione. Ho sentito il presidente fino a due giorni fa, al quale abbiamo trasmesso anche il parere dell'avvocatura, che è stato redatto sulla base della richiesta della commissione, quindi tutti gli atti istruttori verranno trasmessi al consiglio, c'è l'interlocuzione con Deloitte, quindi il presidente Iachini è al corrente assolutamente del lavoro che sta facendo l'amministrazione e dell'interlocuzione che c'è stata. L'interesse pubblico prevalente deve essere tutelato nel rispetto sempre delle richieste dell'interesse privato, ma dobbiamo rispettare la legge, le norme e soprattutto la tenuta economico-finanziaria e contabile di ogni intervento, e sulla base di questi presupposti continueremo ad interloquire con il presidente Iachini e con il gestore, o meglio con il gestore dell'impianto Bonolis, perché qui parliamo del PEF, di un impianto sportivo dello stadio che è slegato ovviamente da altri aspetti, cercando di arrivare ad una soluzione su una competenza che non è del sindaco, è una competenza del consiglio comunale. Al consiglio verranno trasmesse tutti gli atti, su quel parere poi si discuterà, su quel parere immagino che possano esserci delle controdeduzioni. È un intervento importante, io voglio anche rasserenare un attimino gli animi, insomma capisco le reazioni, cercheremo di laddove ci sarà l'intenzione di dialogare sulla base del parere che è stato redatto. Quando si sceglie la tattica del contropiede bisogna stare attenti che non si finisca in fuori gioco. Ecco, questa è la contromossa di chi non vuole subire il contropiede. Calcio giocato ora, il girone d'andata non è stato gratificante per il Pescara, ma con l'aiuto del mercato e confermando i miglioramenti di dicembre, la squadra di Auteri potrà fare lievitare alcune voci statistiche e di conseguenza la classifica. Andrea Costantini. Un punto dal quarto posto, 7 dal terzo. Con Reggiana e Modena oramai alle prese con un campionato a parte, il Pescara ha ora la necessità di proseguire il suo programma di crescita, per il quale il mercato reciterà un ruolo di rilievo, finalizzato ad una classifica che sia la migliore possibile e per presentarsi nelle condizioni migliori ai play-off. Alle spalle il primo match del ritorno, che è stato lo scontro diretto, un pareggio che consente al Delfino di mantenere la classifica avulsa in vantaggio con l'Ancona Materica. Le squadre che sono immediatamente davanti, Entella e Cesena, nel girone di ritorno dovranno far visita allo stadio Adriatico Cornacchia. Un vantaggio? In teoria sì, in pratica no, poiché l'Adriatico è tutt'altro che un fortino e già nelle ultime stagioni in B è stato terreno di conquista per tanti, e in questa stagione in Serie C le due battistrada hanno vinto e anche squadre di caratura inferiore sono uscite indenni. Lì bisognerà fare meglio. Finora il Pescara ha un bilancio in perfetto equilibrio, 32 punti, la metà 16 in casa con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, stesso bilancio in trasferta, 16 punti, 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Praticamente in equilibrio anche il bilancio dei gol fatti, 14 tra le mura amiche, altrettanti in trasferta, 11 subiti in casa, 12 in trasferta. Delle squadre in posizione playoff, tenendo dentro la Lucchese che ha una gara in meno e fuori l'Olbia, peggio del Pescara come gol subiti ci sono solo Carrarese e ancora Materica. Ma la fase difensiva ha fatto registrare passi in avanti nelle ultime settimane,
non solo perché si è giocato con squadre di rango inferiore. Ora si attende una crescita anche nella fase offensiva, pensata per un calcio molto votato all'attacco. Per ora il Pescara ha siglato solo 28 gol, sotto la media di 1,5 reti a partita. Il Delfino ha quasi sempre segnato, ma lo ha fatto poco, soprattutto se si nota che mai, neanche prendendo le tre gare di Coppa, ha realizzato più di due gol in una singola partita. C'è un bomber, Franco Ferrari, e in caso di permanenza di De Marchi c'è anche l'alternativa. Sono invece mancate le reti degli esterni, sul banco degli imputati Eugenio D'Ursi, un solo gol all'attivo in campionato più uno in Coppa. Dall'attaccante napoletano, ma anche da Clemenza, talento indolente, ci si aspetta di più nel 2022. Un Rauti in ascesa e un Chiarella che ha superato l'infortunio alla spalla daranno un contributo importante. Bocic, Galano e Marilungo invece sono al passo d'addio. Anche il centrocampo in fatto di realizzazioni dovrà fare di più. Numeri che miglioreranno in base all'identità e all'autostima che il gruppo saprà acquisire, e questo porterà il Pescara a superare il bottino tutt'altro che gratificante dei 31 punti del girone d'andata. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera con il finale di stagione di Vision Air, ospite di Giuseppe Dintino, il direttore d'orchestra Enrico Melozzi. Il nostro telegiornale termina qui, prossimo appuntamento alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.